Cari amici, benvenuti a Le pagelle di Maurizio Mosca sul mercato delle grandi. Partiamo. Inter, voto 8,5. Aveva già un organico di grandissimo spessore, al quale ha aggiunto Tyson Rivas e presto potrebbe anche aggiungersi una grandissima punta. O Temez o quel gioiellino, genius regolatezza, che risponde al nome di Antonio Cassano. Quindi, cari tifosi nerazzurri, state pur certi che il mercato del patrono e presidente Moratti non è ancora finito. Poi, Milan, arriva Ronaldinho, arriva Eto'o, forse rientra Shevchenko. Per adesso, cari amici tifosi del Milan, è arrivato solo chi? Bah, no, non è un modo di dire. C'è il grande, c'è il ritorno di Bah, che già aveva deluso, però è stato ripreso come portafortuna. Però, care dirigenze di Milan e Inter, vi devo un po' tirare le orecchie, Perché? Come perché? Per l'affare su Azzo. Ma si può che due delle più grandi società debbano litigare per David Suazo? Avessi detto Pelé! Comunque, Milan, per adesso senza voto, ma il presidente Berlusconi ha già pronto un grosso colpo. Il giovane brasiliano Pato. Cari amici, vi dico solo una cosa, speriamo che non si scriva Pato e non si legga Pacco. Juventus, l'allenatore Massimo Ranieri, già vincitore di un festival di Sanremo, si è detto molto soddisfatto della campagna acquisti. Presi Thiago, Almiron e anche Salsamicic. Come? Ah, non si pronuncia Saltamicis. Vabbè, comunque ci siamo intesi. Però, cari tifosi juventini, ve lo devo dire. La Juventus attualmente ancora non mi convince del tutto. E anzi, ho un'idea da dare alla dirigenza bianconera. Ma visto che Shevchenko a tutti i costi vuole tornare in Italia, Juve, perché non lo prendi tu? Comunque, per adesso voto 6,5, però mi aspetto altri grandissimi colpi. Allora, cari amici tifosi a casa, sapete che cosa vi dico? Buonanotte, buonanotte, buonanotte!